Oggi a Terza Pagina una mostra dell'archivio Publifoto racconta 40 anni d'Italia e poi a Milano protagonisti scatti di periferia. Fu la tragedia che riunì l'Italia. Era il 4 maggio del 1949 e quello schianto contro il muraglione della Basilica di Superga fu subito lutto nazionale. C'è anche il Grande Torino nella mostra che per 4 mesi rende omaggio al talento e alla professionalità dei fotoreporter dell'agenzia Publifoto. Dall'archivio, ricco di 8 milioni di scatti, emerge un mondo, eventi grandi e piccoli, immortalati tra il 1939 e il 1981, anno della scomparsa del fondatore Vincenzo Carrese. Sono 40 anni fondamentali per la storia dell'Italia, ma sono anche 40 anni fondamentali per la storia del fotogiornalismo, perché sono gli anni in cui le riviste e i quotidiani hanno bisogno, un bisogno quasi famelico, di immagini, e Vincenzo Carrese e la sua Publifoto e tutti i fotografi che lavorano all'interno della Publifoto riescono a fornire proprio queste immagini. Le sezioni della mostra torinese ricostruiscono la struttura di una rivista, di un giornale illustrato, curata da Aldo Grasso e Walter Guadagnini, ci ricorda l'alluvione del Polesine, accanto al referendum del 1946 tra monarchia e repubblica, o eventi sportivi come la cosiddetta battaglia di Highbury, la prima telefoto, il match perso nel 1934 dagli azzurri, 3-2 contro l'Inghilterra, e il mitico Gino Bartali, al Giro d'Italia. Accanto alla cronaca, l'emigrazione verso l'Argentina e il Belgio dei nostri minatori. Indimenticabili gli occhi dei bambini in partenza per Charleroi. Piccole storie, parte di una storia più grande che la fotografia ha saputo raccontare in maniera straordinaria. Il 31 maggio del 1819 nasce a West Hills, negli Stati Uniti, Walt Whitman, uno dei poeti più amati dai lettori di mezzomondo, artista di debordante energia e talento, ruvido e potente. La sua raccolta più nota è Foglie d'erba. Intorno a Milano, in 122 fotografie esposte nel cuore turistico della città, dal Castello Sforzesco all'area del Duomo. Autori degli scatti, tutti rigorosamente dedicati ad aspetti diversi della periferia milanese, sono i giovani studenti di una scuola di fotografia. L'idea è molto semplice, utilizzare i nostri studenti, che sono studenti internazionali, quindi arrivano da tutte le parti del mondo, del master in fotografia, per raccontare una città di Milano diversa. Diciamo che mi sono interessata principalmente su quella che è stata l'architettura ecclesiastica durante gli anni 50 fino agli anni 70. Ho scoperto una Milano molto verde, cosa che non mi aspettavo, e quindi sono rimasto piacevolmente colpito da così tanta natura in una città che si sta espandendo tantissimo. Il non centro è come il centro a Milano, è attivo, è vivo, fa cose, ci sono persone, si fanno esattamente forse anche una quantità alcune volte di cose più importanti, diverse, c'è molto fermento. Le fotografie rimarranno esposte in centro fino al 23 giugno e poi andranno in altri 8 quartieri di Milano, prima di essere messe all'asta per sostenere iniziative di solidarietà.